Bestiacce, bentornati. Incredibile, ma vero? Segnalazione dell'ultimo minuto, ma poi non ve ne fregherà un cazzo perché tanto siete qua su Twitch insieme a noi, ma ci hanno bannati ancora una volta su TikTok, una piattaforma libera dove è possibile parlare, dove è possibile mostrarsi in tutti i suoi, in tutte le sue forme, in tutte le sue culture, in tutti i suoi colori, ma a quanto pare, per noi vi è un'eccezione. Bentornati su questa, in questa incredibile serata qua su Twitch, only Twitch, dove giochiamo a un Horror Night nuova e definitiva, Bending and The Dark Revival. Ciao, ciao. Mi sembra di avere un déjà vu. Sì, lo so, lo so. Lo so, ragazzi, purtroppo funziona così. Cercano di buttarci giù, ma il nostro spirito è forte. La nostra schiena preparata, pronta. Abbiamo sudato, abbiamo sanguinato ed eccoci qua. Il frutto del nostro lavoro, dei nostri lombi, lo portiamo a noi. Ve lo mostriamo e lo sacrifichiamo dinanzi ai vostri occhi per avere la vostra approvazione. Questo è Internet. Ah, come state? Che figo con la canotta. Vuoi dire la maglietta della salute? Beh sì, è una bella maglietta. Grazie Tommaso Milleri. Purtroppo, ragazzi, ho sporcato poco tempo fa, per preparare il cibo al cane, ho sporcato la maglietta bianca che indosso solitamente, perché sapete che io mi vesto come i cartoni animati, quindi tipo Homer o Peter Griffin, mi vesto sempre uguale. Però non so che cazzo sia successo mentre preparavo il cibo al cane del sugo, che è difficile capire da dove sia arrivato, del sugo, dato che ho mangiato una cotoletta, quindi non so come cazzo... Del sugo mi è arrivato sulla maglietta, l'ha sporcata completamente, non so, cercando di tagliare il cibo del cane, la scatoletta, mi sono tagliato qualcosa e quello non era sugo. Adesso svengo in live, no, assolutamente, Twitch contestualizza, non ci so fare, no, in realtà era sugo, c'erano proprio i semini del sugo, non so come cazzo sia successo, però è successo. Comunque, stasera Bestiacce, Horror Night nuova con Bendy and the Dark Reveal, che è il seguito di Bendy and the Ink Machine, un gioco che abbiamo giocato, è stato una delle nostre prime Horror Night, è stata una delle esperienze più belle, perché appunto era l'inizio del canale, anni or sono, eravamo ben in 53, tipo una roba del genere, adesso siamo molti, tanti, troppi di più, e oggi torniamo appunto con Bendy in un mondo tutto nuovo, sperando che facciano una sorta di recapone di quello che era la prima avventura, perché io non mi ricordo un cazzo. È un gioco a tema topolino. C'è Topolino che ci insegue. C'è una specie di topolino che ci insegue, un mostro di inchiostro, come se una creatura proveniente dagli schizzi di un fumettista prendesse vita e decidesse di inseguirci. Oh, hey, Pluto! Robe del genere, no? E noi dobbiamo fuggire. E noi dobbiamo insieme, altrimenti si muore. In sostanza è questo. Però non so se c'è ancora Bendy, perché Bendy è il protagonista. È una sorta di topolino, dopo ve lo faccio vedere. Una specie di topolino Chad, perché la testa è quella di topolino, poi il corpo è quello di un uomo di inchiostro super pompato. È stranissimo come pupazzo, ma è giusto provarlo. È giusto vedere, toccare, tastare, tacciare. Si sta impossessando. Sì, possibile. Allora vi saluto. Odin, Smemonet, Gabbi Bonutella, Red Riot, Baccano, Jadux, Dark Haldwin, Pino, Westergarn, Garol di nuovo, O'Neill, Donna con bistecca, Novax, Gaia Casadei, Donna con bistecca di nuovo, basta, Miss Valery, grazie mille, Rotto Valhalla, Tian Sau, non ce la faccio, Simone Cabriolet Nechicco, ragazzi, Red Riot, figa, ha fatto un nome corto, un po' Eman ogni volta, Bavetta di Rick, Rick Ryuji, Jadux, Neuroni, questo non sto palesemente più capendo un cazzo, piano ragazzi, ma siete fuori, Antrax Lili, Dioturi, Timidone, solo che... Verdlus, Berg King, Robby Bo, Solo Giù, Bianco Spino, Aglior, Puffinator, non ce la faccio, Datelien Kos, Ryuk, un altro Ryuk, l'ultimo, dai, l'ultimo, me l'ha detto suo padre che è ultimo, attenzione, il boss del niente, eccoci qua, Bestiacce, benvenuti, bentornati. Come state? Allora, stasera Horror Night, domani si continua con God of War, poi venerdì abbiamo in serbo grandi sorprese.
Un cazzo, non mi ricordo la programmazione. La programmazione appunto di questa settimana, Mister Sdo, grazie mille, bestia, c'ero tu Valhalla. La programmazione di questa settimana è andata completamente a puttane. Noi ci stiamo ritrovando a fare dei lavori. E io, nel mentre con i miei scazzi privati, nel mentre che, e nel tanto che la settimana è piena di lavori, sempre inerenti al canale, poi vedrete, poi capirete. E c'è un delirio, c'è un delirio. Quindi non è neanche uscita una clip, un montaggio video. Non so se avete notato, un po' perché God of War ha monopolizzato il canale, un po' perché non abbiamo fatto un Horror Night ancora in queste settimane, e pregna, quindi oggi dobbiamo rimediare. Mi raccomando, clippate, clippate sempre, clippatene tutti, questa è la mia live. Christian, Aira, Yalexum, Miss Valerie, Blackjack, Chris, King Kongar, grazie mille, bestiaccia, Smemonet, Rotu Valhalla, a tutti quanti voi, grazie, 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 generico, grazie a tutti quanti voi. Sono stufo, sono stanco, cioè sono felice di fare questa serata, grazie Saretta, ma sono incazzato per tutto ciò che comporta i social, ragazzi, non ce la faccio più. Lavorarci sopra è una merda. Un giorno ne parleremo. Continuo a dire che un giorno ne parleremo e alla fine non ne parliamo mai. Però porca troia, cioè fanno di tutto per rompere i coglioni. Non va bene un cazzo. E si stava meglio quando si stava meglio. Non c'è un cazzo da fare. Salutami, please. Sì, e quindi in sostanza, mi stavo rivedendo il tuo video di Cry of Fear. Cry of Fear, ecco, non l'abbiamo continuato, ragazzi, perché non l'abbiamo continuato. E dobbiamo continuare diverse saghe, ragazzi, che non continueremo. Quindi smettetela di chiederlo. Talim, Dino, sono 9 mesi. È un maschio, alleluia. Allora, bestiacce, dai, io direi di partire, poi cazzeggiamo, parliamo i soliti quarto d'ora di circostanza. Sono devastato, è incredibile. Sono scarico, ma tranquilli, adesso mi riprendo. È perché non posso bere il caffè, perché se bevo il caffè inizia a vibrarmi l'occhio e poi non respiro la notte, mi sveglio così. E non è normale, quindi mi sa che proprio... Non funziona il gioco? No, ti prego, non farmi questo. Aspetta, aspetta, funziona. Una tortura cinese. Perché si dice tortura cinese e non tortura giamaicana, per dire? Perché in Giamaica si gode, non si soffre, a quanto pare. Allora, fermi, adesso faccio tutto. Va, che graficozzo, eh? Allora, leviamo Andrea, prima di tutto. Sha. Poi, abbassiamo il volume, che è una roba allucinante. E... Però non so, magari, forse è meglio abbassarlo dal menu, sapete? Sì, abbassiamolo dal menu, va. Begin. Ah, vi dico già, il gioco è completamente in inglese, perché noi in Italia non contiamo un cazzo ed è sprovvisto di sottotitoli, quindi grazie... Bene, grazie alla mia cultura, grazie... io essendo poliglottide, riuscirò dunque a tradurre ogni singola lettera, a comporla in frase e trasformarla in immagine, nella vostra testa. Opzione. Abbassiamo l'audio, perché è una roba vergognosa. Com'è così? Troppo poco. Così? Cos'ha? Via di mezzo? Va bene così? Siamo anglofoni, sì sì sì. Intanto gli anglofoni sono i tipi di cellulare che preferisco. Non sono i tipi di cellulare? Ah però, perché sono così a sinistra, a destra? Aspetta, è centrato. Ci stanno i sottotitoli? Sì, ma sono in inglese, subtitles. Che vuol dire titoli sub. Mettili. Sono già messi! Sono in inglese. Ma sono in inglese, capito? Posso fare doppiatore di anime? Assolutamente. Perché no? No, ragazzi, piuttosto veramente un lavoro serio, vero? Cosa? Sto scherzando, dai! Piuttosto lo streamer. Dove... Come si esce qua? Non so più tornare indietro. New game. Easy, normal, hard. If you visited the studio before. Sì, facciamo normal perché lo studio l'abbiamo visto già in passato. Titoli sub perché sono sott'acqua, ragazzi. Qualcuno di voi mi ha fatto un corso di scuba diving? Ne parleremo dopo la giocata, dopo la live, dopo il gameplay. Jodrew Studios presenta... We're always free to choose. Siamo sempre liberi di scegliere. To believe what we want to believe. Di credere a ciò che vogliamo credere. Azz. But when you step back, ma quando fai un passo indietro, when you really look, quando guardi veramente, dove
dove sei stato and the things you've done. E le cose che hai fatto. Chi è? Bussano. Your past will come. Il tuo passato ritorna. Al cinema. To devour you. Ah, per divorarti. Devar vuol dire divorarti. Devar you. Devar you vuol dire divorare. Tu. Fine. Posto. Beh, per adesso sto andando bene, no? Il gioco è questo, tradurre, ho sputato. Giugno 1818. Non era dislessia. Ah, vedete? Ecco, la disegnatrice. Finalmente vediamo i disegnatori dietro dentro i disegni di Bendy. Bellissimo. Oddio, bellissimo, cioè, bellissimo il concetto, poi lei bellissimo no, però su. There you go, little guy. Eccolo. Bendy. More frames to go. No way I'm getting through tonight without some coffee. Probably some downstairs. Vi rendete conto che all'epoca. Giochiamo subito? Che figata! Non tamburellare con le dita, con le unghie, che mi dà fastidio, Dio buono, basta. For a little adventure. Bella la grafica. Locate the elevator. Ah, quindi giochiamo proprio nei panni di lei. Minchia, scusatemi un secondo. Ho schiacciato ESC e si è rotto tutto. Che cazzo è sta roba? Devo un attimino aumentare la sensibilità perché è bassissima. Inverted? Vogliamo invertirci? Beh no, non sono un invertito, quindi non mi inverto. Come? Ok, è già meglio. Oddio, più o meno. Ma cazzo, ma è veramente esagerata la... Il PC gaming è la cosa più bella del mondo. Certo, passi 10 minuti a perdere tempo. Ottimo. L'RTX, vedete cosa permette di fare? Minchia, troppo. Ci sono due tipi di persone, quelli che si specchiano a mezzo metro dallo specchio e quelli che si specchiano così, allo specchio. Cos'è che volevo dire? Ah, com'è l'audio, ragazzi? Sono appena arrivato, breve riassunto, abbiamo iniziato a giocare adesso. L'audio va bene? Salve. Ci prendiamo una bibita? Ma sì, ma dai, ma perché no? La cola, la tnu, la spritz, uno spritz, veramente? Root beer, non funziona un cazzo, ma almeno ci passano il dentista. Qua è chiuso, spavento. Ottimo, già iniziamo a cagarci. Graficamente è molto bello, mi ricorda Bioshock 3. Lei effettivamente somiglia un po' a Elizabeth. Porca... Calmi! Era solo un fulmine. Era solo un fulmine. Sto avendo una crisi epilettica nel mentre. Era solo un fulmine. A chi di voi è più sensibile e fotosensibile? Ecco, andate. Andatevene. Abbiamo Escobar. No, Nathan Ark. Buono. E del sangue. Che cazzo è successo? C'è scompiglio in ufficio. Chi è che ha sistemato i mobili così? Vabbè. Salve. Col mouse sto facendo tutta la scrivania comunque per poter girare la visuale. Forse è meglio giocare col pad sto gioco. Vediamo dopo se sono scomodo, ragazzi, passiamo al pad. Ah. Oddio, non ti girare. Ok, dobbiamo cercare le chiavi nell'ufficio. Torniamo indietro. Mi sto divertendo tantissimo. Questa, ragazzi, sono gli studi della Pixar. Ah. Bendy the Demon. Ulala. Ah certo, perché la reazione più umana possibile è questa. Possiamo buttarlo giù? A colpi di bacino? No. Ok, è ancora lì. Buono. Fire. È ancora lì. Oddio. È ancora lì. Buono. Dov'è che sono le chiavi? Qua. Ah. No, no. E la Madonna, sono enormi. E non c'è più. E che è servito a niente. Ah. Bonini. Niente jumpscare. Ok, ho vinto. Piano. Perfetto così. Calmi, va tutto bene. Visto?
Situazione sotto controllo. Ok. Vado. No. Not the most welcoming hallway I've ever seen. E capito, cioè ci lavori qui, adesso ti accorgi che è abbastanza inquietante. Vabbè. Buon per te. Allora, già fatto. Is someone there? Il tempo, il clima, ecco chi c'era. È possibile avere una torcia? Una torcia, non voglio una torcia elettrica, è proprio una torcia, un torcione, un cioè nel senso. Per poter vedere meglio e calmare i nervi. Ah, ah. Salve. Bello, le ha messo le animazioni per tutto. Stiamo calmi, stiamo. Madonna santa. Ok, nell'ascensore mi sento stranamente al sicuro. Anche se soffro di claustrofobia, penso di potercela fare. Ah, eccola là. Chi è? Mi hanno messa una pallina da ping pong al posto dell'occhio. I'm sorry, my dear. Una golia per la gola. Ha fatto meno paura lui del fulmine, comunque. Shouldn't be wandering around all by yourself. Mind if I... Bisogna tracheotomia, ragazzo. C'è un fischietto incastrato in gola. Thank you. Audrey. You look like you could use a little company. E va bene, un po' di compagnia, che vuoi che faccia? Bene. Bene. Tratteniamo il respiro. So, it's been really nice this past week. Just beautiful. Bene. Gorgeous. Cosa? Lui è il buono della storia, quindi fate voi. Please tell me we're not trapped in here. Don't you worry, my dear. It's just a little short in the system. È così rassicurante. Invitiamolo a casa. Perfetto. Let's see what we can find. Prima i signori. Come along now. Old Wilson will protect you. Old Wilson ci proteggerà. E allora perfetto, ottimo. Lo seguo, eh? Mica questo passo, però, ciccio, amico mio. Accendiamo una luce, che dici? Dai. Oddio, fai che mi sposto, va? Posso parlarci? Ah. E va bene. Seguiamo Wilson. Va bene. Ha detto che sarà perfettamente sicuro, ragazzi. Cioè, bisogna ovviamente fidarsi. Joe Drew, credo che sia il disegnatore di Bendy. Non mi ricordo più. Lei era la disegnatrice. Allora, non. C'era una disegnatrice nel precedente capitolo. C'era una disegnatrice che non penso però sia lei, che aveva fatto l'altro personaggio femminile. O meglio, il personaggio femminile del cartone animato Bendy era ispirato a qualcuno che o era la disegnatrice o era una cantante. Non mi ricordo più un cazzo. Se ve lo ricordate, per favore ditemelo. Anch'io vorrei potermi fare pettinare i capelli, aria tra i capelli, ma non riesco, non posso. La moglie del creatore, di nome Madonna. Andrea, che cazzo dici? Cosa vuol dire sta frase? Anzi, scusa l'amante. Va bene. Purtroppo non ricordo. Ottimo. Joe Drew! Possiamo leggere, ma non lo faremo. Aspetta però che vediamo in che periodo storico siamo. 1971, vabbè, anni 70, dai. Oddio, magari non è il magari non siamo negli anni 70, magari siamo negli anni 80, però effettivamente sembrano gli anni 70. Quello fa, quello disfa. Io... Ecco lei! Come cazzo si chiama? La diavolessa. Poi c'era lui che era... cazzo, non mi ricordo. Non mi ricordo più i nomi. Il pippo della situazione. Qua cosa c'è?
Eh sì, è tipo Pippo, però non mi ricordo come si chiama. Sera, salve. Quindi? Però... The Dancing Demon. Ottimo. Che è sta roba? È un gioco horror, quindi è un gioco ad enigmi. Sì, sei bellissimo. È da instagrammare questa scena. Però ti levi dai coglioni. Ah, devo parlarti, scusa. Like someone's been messing with the exhibits. Ah, ma c'è lato. Something on each of these pedestals. Audrey, sweet Audrey. Dimmi. Do an old man a favor and go find them. I'll tend to the power. Va bene, assolutamente. Tanto voglio dire, mica mi pagano per disegnare, no, mi pagano per trovare i reperti, i vecchi. Che è sta roba? Ok. Abbiamo la chiave del 16, perfetto. Quindi mi pagano anche per trovare i reperti del museo. Ottimo. Affezionata all'azienda. Allora, qua c'è un simbolino che forse possiamo... No. Aspetta, vediamo intanto cosa dobbiamo trovare. Un orsetto, vabbè, pupazzetto di Bendy. Una nota musicale. Dell'inchiostro. Un ingranaggio. E... Ah! Di già? Ho vinto. E un libro. Va bene, non ce la farò. E aspetta, questo può valere come pupazzetto di Bendy? No, quello è il pupazzetto di Bendy. Ta, è lui? Yes. E che carino. Mio. Morbido. Sembra un sacchetto di riso. Ciappa su. Ma dai, ma sono tutte persone reali tranne il personaggio del gioco che è palesemente in 3D appiccicato sulle immagini. Ma che tristezza. Ha la faccia di uno che ha scoperto un nuovo elemento sotto la scrivania. Ok, quindi abbiamo il pupazzo. Abbiamo l'inventario comunque, ho visto. Col tasto XK. No. Come non deve? Forse col tasto I? No. Vabbè, sti cazzi. Boris. Boris si chiama il Pippo, giusto? C'era l'inchiostro? Dove? Aspetta. Eccolo lì. Che occhio, complimenti. Era lì quello? Era lì quello? No, sì, no, sì, no. Siete molto convinti. Allora, ci serve anche un libro. Devo capire che cosa intendono per cosa musicale, però. Cosa dovrei piazzare lì? Allora, cerchiamo prima un libro. E... Deve esserci da qualche parte, forse uno di questi. Questo. Dell'illusione della vita. L'illusione di essere vivi, lì, quel cazzo che è. Le grandi animazioni. Qui. Del vivere, sì, grazie. Un disco? Ah, dite che è un vinile? Forse questo qui? Questo. Bendy Sing Along. Opla. Vabbè, ma non ha senso tutto ciò, scusami. E mettere ste robe qua che cazzo serve? Ma tra l'altro, il tipo che sta facendo? Old Wilson, che stai combinando? Posso parlarci? No. Prendere la chiave inglese e dargli una bella sistemata al ragazzone? E derubarlo? Così, mi va di essere anarchico stasera. Le altre robe dove cazzo sono? Cosa dobbiamo trovare ancora, ragazzi? E cos'è che ci manca? Aspetta che vado a vedere, va. Ah, la musica. No, la musica abbiamo messo, il vinile abbiamo messo. Aspetta, non posso correre. Che fastidio. Ci serve un ingranaggio e... Basta, l'ingranaggio. E l'ingranaggio quale cazzo è? Scusa. Questo.
Ma scusami, ma c'ero passato prima. Ah, così? Ma sappiamo quello che stiamo facendo? Allucinante. L'ingranaggio l'abbiamo trovato nella cassetta degli ingranaggi, visto? Boom. Cazzo, sincronizzati, manco il nuoto. Complimenti. Ehi, oh. Oh. Only one thing left to do. Dica. Pull that switch. Certo. Cos'è stato quel tic involontario? Allora io pullo lo switch, eh? Bella cazzata che abbiamo fatto. It is done. Wilson? Oh, Audrey. The things you've set in motion. Oh, madonna. Cos'è starà? Petrolio! Attenzione, eravamo sopra una miniera d'oro e non lo sapevamo. L'oro nero. Che vuoi? Ma ritira, ripulla la leva. Tanto pulla la leva, mi ricordo uno dei quiz a premi più belli condotto da Gerry Scotti. Attenzione, ci afferra, c'è del fisico. Va bene. Secondo me da giovane faceva qualche pubblicità per le sigarette, tipo una roba del genere. Ah! What are you doing? Ha un calcio nelle palle. Donne! C'è un'estremità del corpo maschile facile da raggiungere. Propensa agli urti. Che bella la musica! Per piccoli brividi. Bendy the Dark Reveal. Sì, abbiamo finito il gioco, ragazzi. Ci vediamo domani alle 21.30. Siateci con God of War. E quindi? La disegnatrice è morta? Il petrolio l'ha uccisa. Il costo della vita ormai è troppo elevato, ragazzi. Effettivamente, con un pieno sembra che ti succhino il sangue. Attenzione. Porca puttana. What's wrong with my hands? Che schifo. What's wrong with my hands? Ah, perché il problema sono le mani. Wilson knows. Ok. Oh, che bello, si ritorna in questo mondo tutto fumettoso. Scappa dallo studio. Cos'è sta roba? Every great story begins in mystery. Aha, non things may be dark and at the start the truth will illuminate your way. Vabbè, ogni grande storia parte da un mistero. Don't be afraid of you are. Fear only what you make become and banish it away. Your best pole. Ma chi è sto miglior amico? Quindi nel menu di pausa abbiamo le nostre. È molto interessante questo nuovo outfit. Vedete? Si chiama la zozza. Cioè, nel senso, perché è sporca, non perché peraltro sporca fuori, dentro no. Abbiamo, cos'è? Tubi. Chi è che piange? Possiamo usare come arma? Con lo scotch? Dai, tipo MacGyver. Ci facciamo una cerbottana. Qua c'è una scala. Ah, vedi? Allucinante. E allucinamoci. Qua è uscito dell'inchiostro. Qua non posso passare. E questi fiorellini? Se sguazzo qua? Chi è che piange? Chi è che frigna? Che belli sti fiorellini. Vabbè, non possiamo fare molto per adesso. Entro oggi, eh? Se
Sembra tutto fatto di cartone, mi piace un sacco. Sembrano quei come cazzo si chiamano? Quei puzzle che devi costruire, che col cartone fai delle robe allucinanti, tipo elicotteri, castelli. Tu li vedi e dici, oh che bello, peccato che non ho la pazienza, non ho la sanità mentale per farlo. Geez, you'd think I've drawn kittens the way those people are looking at me. Va bene. I never seen such disappointment in the person's eyes, but is I imagine can't play their bills, they back... Prima leggo, poi vi dico. Takes with his back, still it does break me down. Life move on. Telly Western. Vabbè, sti cazzi, minchiate, abbastanza inutili. Qua abbiamo un carillon, ciappiamolo su. Telly Western, ricordiamoci però questo nome. Facciamo finta che non ci sia alcun pianto provenire dalle pareti. Bruciala con la candela, fallo adesso. Ci si può abbassare in qualche modo. Col tasto C non succede nulla. C. Ah, vaffanculo, l'ho schiacciato prima. Che bello, ragazzi, che grafica. Mi piace un botto lo stile grafico. L'ha migliorato tantissimo rispetto all'uno. Chi è? Figli della macchina. Bene. Possiamo già nascondersi? Ottimo. Figa. Adesso tu mi devi spiegare perché in uno studio di animazione dovrebbe esserci l'armadietto da scuola dove puoi nasconderti. Ste stronzate le devono levare dai giochi horror. Continuiamo. You've lived without the ink demon haunting your steps. I banished him away, tore his body in two. In return, I ask just a little favor. Sì, quale favore? Ah, siamo noi. Perfetto. A chi ha chiesto? Ai suoi seguaci ci hanno chiesto di catturarci. È la fine. È la fine. È la fine. Beh, ci aveva in pugno poco tempo fa. Joy, Jack and I have been. Wondering if you could meet with us, considering the current situation. We have been with you for many years and we contribute to the success of Bendy in the past. Our interview is probably keeping the company strong. We just want to help however you can do that. Let's talk. Sammy Lawrence. Vabbè, qua sono tutte quante le storie di quella che era la società prima. Francamente anche sto cazzo. Pensavo mi spiegasse un po' di più di cosa diavolo sta succedendo adesso in questo momento. Sento dello zampettio. Ok, allora. Lincoln. Linker, da qua dovrebbero uscire i nemici. Qua c'era l'intero... vabbè, sporchiamoci. È la Madonna. Ho l'avantreno. Che cazzo, ci ho messo mezz'ora per passare dall'altra parte. Bello. Che spavento. Cos'è sta roba? The ink drips. L'inchiostro sgocciola. Darkness has spread through the studio. L'oscurità si è sparsa per lo studio. The reaching shadow creep around you. Le ombre creepano around us. Something younger and competent. Ok, qualcosa ci vuole mangiare. It's three that grab you. Choose your from behind. Choke your from behind. Ci stritola da dietro? Bene! Ma... ah! Che? No! Ehi! Ehi! Chi è? The Butcher Gang, sono tornati! Ah! Che? È morto? Non c'è un bastoncino con cui posso punzecchiarlo? Che carino. Resta morto, eh? Ma che è? Dio. Sembra, mi ricorda che è incastrato Roger Rabbit questo gioco, per questo mi piace. Ok, se rimane lì siamo tutti felici. Cioè, già questo dovrebbe essere un monito, no? Del tipo torno indietro. E invece no. Ah, abbiamo le videocassette per salvare. Audio logs are stolen the... a menu pause. Oh, che due coglioni.
È senza sottotitoli. Complimenti, sviluppatori. Come facciamo a salire? Ah, possiamo scalare. Nathan Arch. Vabbè, lasciamolo blatterare, ragazzi. Security overdrive. E pulliamo. Left shift to run. Bene. Allora, ma possiamo buttarci giù? Ottimo. Quindi, allora, con calma, ragazzi, eh. Sperimentiamo prima. Le animazioni sono fighissime. Mi piace un botto. Mi sento proprio all'interno del gioco. Mi sento proprio nella merda. Cos'era quello? Ok, posso... Devo giocarmela in modo strategico. Come sempre, d'altronde, spavento, fanculo. Chi c'è? Ma se vado... 4-4, zitto, zitto. Posso passare di qua? No. Ma sono passati loro di là? Boh. Madonna, mi si incrociano gli occhi. Permesso? Che... Wow. Heavenly Toys. Che bello. The Butcher Gang. Poi abbiamo Andy, Bendy, Alice, ecco come si chiama. Alice Angel. E poi Boris the Wolf. Ah, è un cane. Pensavo a un porco. Se prende vita, lo ustiono con, non lo so, l'accendisigaro della macchina. Quindi compriamo una macchina, ragazzi, prima. Penso che sia il metodo migliore. Questa porta è chiusa, ma sicuramente da qui usciranno gli scagnozzi. La Butcher Gang. Qua non c'è nulla da collezionare. Siamo abbastanza lineari per adesso. Qua possiamo nasconderci. Vediamo com'è che ci si nasconde. Bello, sì. Figo. Molto veloce. Se sono così veloce, io non oso immaginare i nemici. Ah, abbiamo anche la stamina. Perfetto, qua possiamo attivare la corrente per... e lì si può salire. E attiviamo la corrente prima, ma sì, schiacciamo bottoni, tiriamo leve, che vuoi che sia. Eccola là, tanto questo posto mica lo conosciamo d'altronde, no? Ok, si è rotto quell'affare, quindi... dobbiamo reindirizzare la corrente? Chi è l'architetto di sto posto? È uguale a Pippo. Devastante. Ho avuto un rinculo dall'urlo. Cioè, ho urlato e sono tornato indietro. Come i cani quando abbaiano. Cani di piccola taglia. Scusate, ma ragazzi, ho perso una corda vocale e l'ho sputata lì sul monitor. Un attimo. È tornato. Che vuoi che ho fatto? Che vuoi? Orca troia! Nana! Via. Run and hide. Qui non mi troverà mai. Basta! Ma è Lincoln. Arrivederci, presidente. A zoppica. Ma come cazzo ha fatto? Food. Low on health, grab and snack. Ok, quindi dobbiamo mangiare. Survive while means something dangerous situation. When you are low on... Vabbè, quando sei basso di vita bisogna di mangiare. C'è del cibo localizzato in giro, per lo studio te lo devi mangiare. Non ci sono le posate. Vergognati. Bacon? Come bacon? Ah, così? Ma non ci nutriamo di inchiostro? Esatto. Ah! It helps patch you up. Ma cazzo è... aftertaste. It's not so good. Easy now, I'm not gonna hurt you. Che cazzo vuoi? Like you needed some help. Don't touch me. What are you? You touch my tanana. What is this horrible place? Yeah, I remember my first day down here.
I know, it's scary. Abbastanza. But you're actually pretty lucky. The machine could have turned you into a searcher. You mean that thing that attacked me? No, that's a Piper. And he's part of a gang, so be careful. I don't understand any of this. Manco io. I can't think. It hurts. Ah, fa male? Catch on pretty quickly, if you can stay alive. Non è un nuovo tipo di tatuaggio estremo dei giovani? Michael Jackson ha iniziato questo trend. Keep moving and stay close to the shadows. Take my advice. Head to the upper levels. Ok, livello successivo, superiore. E andiamo al piano di sopra. Ma certo, fidiamoci della donna diavolo. I have a wolf. He doesn't care for strangers. A wolf? Ah, Pippo. Sta agghicchiando la live o sbaglio, ragazzi? Oh, and one more thing. Above everything else. Sì. Stay away from the ink demon. Stay away from the ink demon. Va bene. Oh, you'll know him when you see him. He likes to smile. And he kills anything that moves. Ciccia, mi devi tranquillizzare, non mi devi mettere ansia. What's your name? They call me Alice. I'm not very fond of it. I'm Audrey. Ho capito dove siamo, ragazzi! Welcome to the studio. Sì, no, vabbè, lo so che sia nello studio, nel senso... Bella, madonna come lag! Quando gira visuale però, Flip. Ok. Ragazzi, durante le cutscene, non so per quale motivo, e durante il menu, a quanto pare, laghicchia un pochino. Probabilmente perché c'è... impostazioni audio un po'... video un po' elevate. Non le abbasso perché mi dispiace per la qualità, perché è un gioco veramente bello. Se riuscite a resistere, non vi dà fastidio. Tanto sono pochi secondi, no? Adesso dovrebbe essere tornato tutto a posto, giusto? Mi vedete fluido? Vedete i miei movimenti contigui? Sì o no? Perfetto, ok, ottimo. E... nell'uno... noi troviamo questi pupazzi che ci dicevano che erano stati intrappolati, quindi... cioè, le loro personalità erano state, se non sbaglio, eh. Quindi queste... qui siamo in quel posto, siamo intrappolati anche noi. Figo! Mi sono spiegato? E perché no? Ditemi che mi sono spiegato. No. Allora, nel precedente capitolo... i pupazzi, questi qua, Boris, Bendy, Alice, chi cazzo è? E poi anche The Butcher, Edgar, dove sono? Che succede? Fermi. Erano in realtà delle persone, disegnatori intrappolati dentro la macchina dell'inchiostro. Siamo finiti nella macchina dell'inchiostro, pure noi. Lei è Angelica, è lei, è Alice. La versione umana. Nell'uno noi vedevamo la versione fumettosa, disegnata. Quella in Thai. Procediamo stavolta senza infarci, senza intoppi. Ma era ovvio fin dall'inizio? Dovete perdonare, Andrea. Ha 30 anni ma ha la mente di un cocker. Purtroppo... c'è scritto qui. Around here, it's just best to stay out of sight. Qui intorno è meglio stare lontani dalla vista. Don't ever go running into some place if you don't know what's in there. Non andate dentro un posto se non sapete cosa non c'è. If you attack a problem head on you, you are going to find yourself in trouble. And that's just foolish. Vabbè, non fate minchiate. You're gonna watch, listen, and when we get time right, push forward. Your best fall. Vabbè, ma che cazzo di... vabbè, ok, sono dei consigli abbastanza inutili. Tipo, se vuoi sopravvivere, vivi. Chi mi ha aperto quella porta? E proseguiamo. Ha detto di andare al piano di sopra, ma qui c'è un'altra via. E perché devo sto scendendo io? Ha detto vai al piano di sopra, io scendo. Ehi, così. Un'altra videocassetta. Ok.
No, l'ho fatto apposta, ragazzi. Se si spegne la musica vuol dire che qualcuno è passato di là. È una trappola. Geniale. Ah, ah, ah. Ok, search. E searchiamo. Cazzo, ragazzi. Ma quante belle... Ah, possiamo saltare anche. Quante belle animazioni, quante belle cose che hanno aggiunto rispetto all'uno. Oh mio Dio, ah, sono io. Però... Che moda. Che stile. Che linea. Ah. E sti cazzi. Dov'è l'uomo giocattolo? Toyman? Il Toy Boy? Oh cazzo! E chi l'ha messo lì, Bendy? Non mi piace. Eccolo qui. Yeah, so those Gen Corporation boys are kind of strange. Every time I come back to work, they put in even more of their pointless gadgets. Last week... Peccato che non possiamo leggere i sottotitoli di sta roba. Peccato. Security lock 324. Bene. Vediamo se ci dice il codice. Quali numeri randomici? Qual è? Four, five, one. Ok, quindi 4, 5, 1. Che culo. Ho sbagliato. Abbiamo trovato la soluzione a pochi passi dall'indovinello. Oddio. Non potendomi nascondere, immagino che qua nessuno ci assalirà. Devo stare zitto. C'è un pennello. Patatine mie, come faccio a vedere la vita? Allora, oggetti, studio, queste sono le registrazioni, questo è il nostro bel completino. Non so che senso abbia vedere forse ci fa capire quanta vita abbiamo da questo. Attenzione, ma ci sono i soldi, le chiavi, le batterie, questo che non so che cazzo sia, delle carte e le graffette della pinzatrice. Amavo trasformare la pinzatrice in un'arma, cioè nel senso... Twitch, contestualizza. Ero giovane, 25 anni circa. Fermi! He sees everything. Bene. Bonnie, eh? Ciao Bendy, fai il bravo. Beh, questo è figo. No? Basta infarti, eh? Willows. Wilson, quello di prima. Misplaced admiration. Was so eager to absorb the life's work of that crooked charlatan Joey Drew. They didn't fully realize what they had acquired. Fate. No. Va tutto bene, ragazzi. Abbiamo capito che tipo di gioco è. E che tipo di uomo sono io. Turn around, oh vabbè, posto. Pensavo fosse comparso una sorta di jumpscare. O qualcosa del genere. Cos'era quello? Vabbè, lì è chiuso, ce l'hanno fatto ben capire. Qua si procede. Io ci provo, ma non... Nel mentre quello ha detto un mucchio di minchiate e noi non l'abbiamo ascoltato. Attenzione, ragazzi, si può vedere tutto il nostro corpo. E quando dico tutto il nostro corpo, intendo dire tutto il nostro corpo. Ci sono scintille, è tutto fatto di carta. È un po' spaventoso tutto ciò. Bene. Abbastanza intimo.
Che cazzo ho fatto? Open. Factory access, locker access. Che cosa ho aperto esattamente? La porta di prima? Dove c'era il mostro? Che siamo deficienti? Madonna, no. No, che pessima, pessima, pessima idea. Tra l'altro, non so se notate, ma sti stronzi, ben generalmente, si muovono verso il muro, perché loro si incastrano nelle fessure del muro e spariscono. Riescono a spostarsi da un punto all'altro. Qua possiamo nasconderci? E non c'è un cazzo. Qua? Chiavi. Mie. Di cartone, come piacciono a me. Unlock maintenance gate. Vabbè, il cancello della manutenzione lì. Mio. Zup. Per uno. Pony, non abbiate paura. Questo che diavolo è? Cos'è? Ma che cazzo? Bene, complimenti. È Bioshock. È il Bioshock che tutti stavamo aspettando. È palesemente Bioshock. O Bioshock, per i vegani. Ma sì, infiliamoci una mano, d'altronde. Allora, possiamo aumentare la vita o la stamina? E secondo me, in gioco horror ha più senso la stamina, perché dobbiamo scappare, ragazzi. Mi dà l'idea di potenziare la stamina. Però, ditemi voi. Ditemi voi. Che fare? La destrezza, Andrea, per favore. Per favore. Per favore. Puoi farti un risciacquo della bocca con dei chiodi di garofano, non lo so. Sta minchia. Daxin, tu stai prendendo un cattivo esempio. Arcano, magia, la vita. Vabbè, sentite, stamina, va. Ah. Ok, abbiamo trovato delle parti gentili, eh? E le mie parti gentili? E chi ci pensa a quelle? Ah, vedi, ci dà un punto alla stamina. Quindi pian piano compariranno su tutte le robe. Ed esattamente quanto posso correre più velocemente? Ma non cambio un cazzo. Ah, ne consumo di meno, tutto qui. Buona. Quella porta è aperta. Mi sta piacendo un botto, ragazzi. Esteticamente è veramente bellissimo. Cioè, graficamente è qualcosa di eccezionale. È un piacere per gli occhi. No, no. Ehi. Scusi. Vabbè, lasciamolo lì, va. Quindi dove devo andare? Ah, abbiamo trovato le chiavi per l'ingresso per la manutenzione. E dov'è che è sto posto? Ah. 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 Mi sto cagando. Al cinema. Ah. Non mi piace. Oddio. C'era una porta chiusa da qualche parte, ragazzi. Voi ve lo ricordate? Perché io non me lo ricordo, francamente. Ah. Dio no. Mm. Ok. Qua c'era una porta chiusa forse. Piano, 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 piano. Forse qua sotto. Ma devo andare sotto? Ma siamo scemi? Questa porta però è... no. Sai che non si può aprire. Sai dove stai andando? No. Pare abbastanza ovvio. Allora, lì c'è una porta illuminata. Lì! Dobbiamo provare ad andare dall'altra parte. Come cazzo ci arrivo però? Aspetta, forse... Mi faccio modo per salire? No. Quella porta lì non funziona perché è bloccata. Dobbiamo trovare la porta della manutenzione affinché noi possiamo risbloccare quella porta lì perché è saltata la corrente. Comunque è andato via un fusibile. Dino di là. Grazie per essere sempre precisi, concisi, specifici. Mi sto leggermente... Qua. Guarda. Ora che ho aumentato la stamina, voglio correre. Qua. Non posso passare? Bastardi. Torna indietro, c'è un muro da scalare. C'è un muro da scalare. Ma dove? Domenico, anch'io la stavo canticchiando nella testa. Non era quello di prima?
Dov'è il muro da scalare, ragazzi? Io mica l'ho visto. Secondo me, quando, a una certa che passeremo di qua, dietro di noi, o qua c'è un'altra persona e non ci sia noi, o dietro il nostro riflesso c'è qualcun altro. Così. L'altro lato? Ma in quest'area, ragazzi, o nell'altra area del... Perché qua non c'è più un cazzo. Cioè, il muro da scalare dove siamo arrivati è questo. Qua, porte, non ce ne sono. Wilson sa. Wilson vive. Lì è finita. Riattivare la leva della sala grande. Eh no, la leva si è bloccata, ragazzi. Ci serve andare dalla sala manutenzione. Ma non so dove cazzo è la sala manutenzione. La sto cercando. Abbiamo trovato le chiavi per la sala, ma non abbiamo trovato la porta per la sala. Allora, di qua siamo già andati. Di qua... No, di qua si... Ah, aspetta, forse di qua. Manutenzione. Ma la porta qui è rotta. Factory floor. No, forse devo spostare questo affare. Esatto. Avanti e indietro. Dove cazzo lo spingo? Avanti. Oddio. Boom. 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 Boom, 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 boom. A posto? Attenzione a tenere chiuso. Ci penso io. Oddio. Come si apre? Non c'è la maniglia. Come funziona? È cartone. Un po' di sputo e via. Ci esce una faccia. Ci esce una faccia. Cavagli gli occhi. Ah. Permesso. Minchia però. Minchia. Minchia però. Mood di vita. Animation Alley, ok. Allora, Employee Lounge e Animation Dep. Ma, vabbè. Lo sapevo! Che cazzo sei tu? Che carino! No, aspetta! Ah, è lui, il ragnetto? Save your game anytime and pause menu. Subito, subito. Come si salva? Dove salvo? Come si salva? Qua? Ho paura di uscire. Se clicco ho paura di uscire. Oddio. Ah, a posto. Sì, vedete, l'horror, i giochi horror sono fatti così, ragazzi. E l'horror è anche quello. Ok, quindi abbiamo una sorta di schifo che... Che è enorme sto posto, però. Coffee and donuts. Bene. Lui. Giustamente, il gioco ci ha fatto capire il nemico prima ancora di farselo vedere. Figo. Little Devil Lounge. Eccoci qua. Fa che bello. C'è un muro nel buco. C'è un muro nel buco. C'è un muro nel buco. Deve essere il famoso Glory Hole di cui tutti parlano. Ciambella. Mia. L'altra no, perché è già masticata. La ragazza si tratta bene. Eat bacon soup. Batteria. Che non so che cazzo serva. Ha un'altra parte gentile. Intanto sento un battito cardiaco, ma facciamo finta di niente. Questo che è un portabatteria. Un'altra ciambella masticata. No, c'è un battito cardiaco, ragazzi. Ma ripeto, ste robe che cazzo servono? Vabbè, capiremo poi, ragazzi. Probabilmente ci sarà una sorta di ci saranno delle armi che possiamo potenziare. Spero, perché... Ah, ho visto che c'era un po' di combattimento melee. Quanto è bello sto gioco, mamma mia, graficamente fighissimo. Mi piace un sacco l'impatto artistico. Ok, qua c'è da rompere il muro. A cragnate direi di no. Dietro c'è qualcosa da lootare. Quindi ci serve qualcosa per scassare il muro. Immagino a sto punto che troveremo una sorta di arma. Per di qua. Verso... L'animation dep. Development. È chiuso? Per farlo dobbiamo spaccare il muro lì. Va bene, allora. Degli armadietti se mi devo nascondere? Non mi piace. Non mi piace. Cristo. Ah. Quell'armadietto è per nascondersi, vero? Eh sì.
Songst. Songst? Ah, Song. Che cazzo è Songst? Che problemi ho? Un altro muro da rompere. Figa? Ma è pieno. Ho paura perché ho visto la bestia, ma evidentemente ancora non dobbiamo... Qua possiamo nasconderci ancora? Evidentemente i ragazzi ancora non ci attaccano, in quella parte del gioco un po' guidata. Siamo ancora nel tutorial. Inspiration, Nathan Ark, che è il creatore di Andy. Di Bendy. Bene! Bricked lock. Ok, ci serve un piede di porco. Cos'è sta roba? Ah! Il gioco lagga. Qua possiamo infilarci un qualcosa, una monetina per far partire safe and sound. Boh. Ste mura non mi piacciono, ragazzi. Ho paura che ci esca qualcosa. Che cazzo sto guardando? No! No! Demon follower. Ok, quella è l'arma che ci servirà. Conficcata nel petto di quel povero uomo. E qua è chiuso. Ottimo, siamo fottuti. Dobbiamo passare per di là. Forse dopo che abbiamo aperto quella porta lì riusciremo ad arrivarci. Non è che forse questi si possono aprire solo da un lato? No. Ah, vabbè, esploriamo per di qua, vediamo un pochino. Permesso. Ah. Non c'ho voglia. Management. Dislessia. Has come up with a new way to reward as employees. Instead of paying your bonus over time, you're started handing out this little token that you can spend in company vending machine. Ah, perfetto. Anziché pagarli, gli danno questi token per comprare le robe alle macchinette e mangiare, probabilmente perché non possono uscire 24 ore su 24, come in uno studio di animazione vero e proprio, tipo quegli studi giapponesi. Beside that, this token ain't going value of any kind. Vabbè, a parte questo, i ticket non hanno assolutamente un altro, alcun valore. But the best part, you can... We start and call it the fake ones slugs. Now I can't remember the last time I've seen a real token around. Them slugs are everywhere. Ah, praticamente hanno inventato dei finti ticket e da allora... Eccoli qua, gli slugs. Buono. Parti gentili. Mie. Batteria. Mia. Tutte robe che non so che cazzo serviranno. Possiamo provare a infilare sti soldini dentro la macchinetta per la musica? Vediamo un po'. Beh no. Aveva un senso. Stiamo collezionando delle robe palesemente per fare un'arma. O no? I know you're... Please answer me. Arrivo, tesoro. No, no, cosa esce da qui? Pronto? Hello? Audrey? I'm so glad you're all right. Alice, I think you and I have very different definitions of all right. Where are you? In a Mason department. Non ti girare mai più in questo modo. Good. That means you're heading up. Look for anything you can use to break in. Maybe there's a gent pipe nearby. Eccola là! Ma vaffanculo, va, nasconditi. Find that gent pipe. Nasconditi. Now. No. Una scimmia! Odio le scimmie! No! Ok, niente panico, la soluzione si è risolta da sola. Come avete visto, urlare è la forma difensiva più efficace per l'essere umano. Ottimo. E? Tutto qui? Devo ritornare lì, dove ero già stato. Incredibile.
Come brucio il tempismo, come brucio i tempi io, nessun altro. Lì c'è la pipa gentile, cazzo. Ma chi se ne fotte, ma entra, madonna. Restore power to Artrium supply. Ma come cazzo fa? Ma dove? Ma non lo so, ma come? Ok, dobbiamo prima accendere la luce per passare di là. Animation Holly, non so cosa fare, ragazzi. Qua ci possiamo nascondere di nuovo, ma sono sicuro che la scimmia non ci disturberà ulteriormente. Vero? Shh, seguitemi. Sta andando benissimo. Fuck. Ok. Abbiamo trovato i soldi che possono essere spesi nelle macchinette, giusto? Quindi, magari adesso. Ah, ci dà le barrette e basta. Quanti soldi ho? 2. Non spendiamone altri. Cazzo, ne avevo 7. Ne ho già sprecati per il cibo. Ma non so se poi il cibo lo possiamo utilizzare quando cazzo vogliamo. Magari col tasto. E il tasto Q, un cazzo. Qua è chiuso. Cristo, c'è qualcosa lì? No, non si vede niente. No, ragazzi, allora qui non c'è ancora nulla. Aha! Però mi dice it, quindi li sto mangiando, non li sto consumando sti affari. La mamma scimmia. Ottimo. Everyone knows that a happy work environment needs a place where you can sit back and enjoy something tasty. I'm Joey Drew, and you're standing in our grand, expensive new employee break room. Pensavo fosse una mappa. Non so, ragazzi, mi sa che qua abbiamo esplorato tutto l'esplorabile. Dobbiamo trovare un modo per entrare qua dentro, sfondare le pareti, ma soprattutto cercare di capire come aprire quel... Perché ci serve la pipa, ma ci serve un modo per accendere la luce. E questo è un problema. Probabilmente dentro questa stanza qui troviamo non solo degli item, ma troviamo anche la chiave per aprire la porta. Ah no, aspetta, forse questa si apriva con... Sì, già giusto, questa si apriva con la pipa. Ticket ready for an expansion. E io non so che cazzo... Dove cazzo... Che c'è? Dov'è? Chi è? Chi è? Stay alt. Best way to avoid trouble is not being seen. Perfetto. Remain crouched. Rimani crouchato per stare basso e tenere il tuo profilo appunto basso. And keep your footstep from being heard. E evitare che i tuoi passi si possano sentire. Watch your enemy carefully. Vabbè, solita minchiata. Qua non ci vedranno mai. Ma cos'è l'uomo nero? Più o meno. Oh oh! Ah, è quello con i barbigli dell'uno. Vabbè, ma che palle. No, vieni di qua. Che sta facendo? Sta creando un'arma. Si sono evoluti. È tutto inchiostrato. Sta facendo un'arma però, ragazzi. Oh, pessima idea. Manca il fusibile. Poi che cazzo devo trovare? Cerca il fusibile, va bene. Per accendere la luce. Allora, ci serve un fusibile per attivare una centralina che ci accende la luce per poter entrare in una stanza, prendere la pipa che ci serve per aprire un lucchetto che ci porta alla strada per non lo so. Credo che l'unico modo sia occuparsi del nemico. Non è un gioco horror senza fusibili. Infatti... Che? Si sfuga, ma certo. Buono, bene. Dimmi che gira, dimmi che va dritto.
che nonchalance. Arrivederci. Per adesso mi sembra abbastanza innocuo come nemico. Però lui sfonda i muri. Non ci ha lasciato niente. Scusate. E beh? Ok ragazzi, a posto. No. C'è la scimmia. Dov'è la scimmia? Ehi? Ah! Oh, no! Che schifo! Ancora! Aiuto! 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 No, no, no. Ho vinto. Oh cazzo, sta arrivando l'altro, sta arrivando l'altro e la fine. Ok, fermi, non so dove cazzo devo andare. Cosa c'è di qua? E basta. Ancora. Vabbè, si stanno aprendo le porte perlomeno, dai. Ma è quello stesso di prima? E nasconditi, deficiente. Mi ha visto? Che sta facendo? Ah, il cassiere. Chiedo informazioni. Scusi. Mi ha dato un po' troppo di resto. Sta venendo di qua? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ok, con calma. Di qua siamo arrivati, ragazzi? Non mi ricordo un cazzo. Sì, da qua siamo arrivati. Mi vedrà. Palesemente mi vedrà. Aspetta, potrei farmi vedere. Buffo che è. Oddio, veloce! Porca puttana, veloce! No, 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 no! Fermi, fermi, fermi! Boni, fermi, stamina! C'è l'altro di là, c'è l'altro di là! Che succederà? Nel culo la prenderà? Come facciamo, ragazzi? Ah, scusate. Ok, quatti, quatti, zitti, zitti, come una rana. Procediamo. Shh, non so dov'è. Minchia. Minchia, sei veloce, ragazzi. È ancora qui, è ancora qui. E ragazzi, come faccio a passare però? Sto stronzo è lì. Devo fare il giro del tavolino. Ah, mi nascondo qui, ma c'è... Madonna, gente. Visto? Mi nascondo qui, aspetto che lui si metta di là e lui... Ma certo! Dobbiamo trovare il fusibile sarà là dentro, ragazzi, in quella stanza. È ovvio che un fusibile sia in cucina, ha senso. Perfetto, nel mentre ci chiamano, così come è ovvio che in cucina invece ci sia, scusatemi, che invece nella stanza di manutenzione troviamo i donuts, le ciambelle, è normale, ragazzi. Ah. Però così ci mettiamo una vita, perché se questo se la fa così piano, è finita. Salva, ottima idea. Ottima, ottima idea. Allora, sta arrivando. Queste mani schifose, queste unghie che non ho, quindi. Ecco, la mano perfetta per me è una mano senza unghie. Ottimo. Ho il ribrezzo per le unghie. Ecco perché me le sono cavate. Arrivederci. Vabbè, ma non fai un cazzo. Aspetta. Aspetta.
andato. L'ho sputato. Ma perché è andato a spegnerla? Ma è andato a spegnerla la radio. Accendere a spegnere la radio. Ah, come nulla fosse. Ho vinto. Oddio, che sta mangiando? Carne umana. La sua debolezza. Un fusibile dentro una torta. Buono. Siamo leggermente fottuti, vero? Locked. Ottimo, ok. Salviamo, ragazzi, tranquilli, ce la facciamo. Allora, non mi ricordo più dove devo portare il fusibile, però. Aiutatemi, per favore, aiutatemi. Dove devo andare, ragazzi? Corri, Dino, corri. È il seguito di Forest. Corri, Forest. Non lo ricordo nemmeno io. Buono, si è messi bene. C'è qualcos'altro nel bidone? Pezzo di torta. Ah, un sandwich, non era una torta, scusate. Sono io che non sono riuscito a capire con tanta definizione texturale la differenza tra il carboidrato e il glucosio. Dall'altro tipo? Suor Mafalda, minchia. Dove c'è l'altro tizio? Questo è l'altro, sì. Qua non posso andarci. Cazzo, lì ci sono... i supply. Qua possiamo andarci, però non mi fa... non mi fa andare. Oh, aspetta. Calma. Ho la stamina, baby. E ne ho molta. Ne ho da vendere. Ah, è arrivata la scimmia pure? No, Corri. Buono. Dove devo andare? Dove c'è il tipo che fabbrica l'arma? Era qua. È quello lì? Non mi ricordo un cazzo. Davanti a te. Bene. Anzi, salviamo. Però aspetta. Ah, quella è la vita. Quella gialla è la vita, ragazzi. Ho capito adesso. Effettivamente il giallo, colore vita. Qui sono i bagni di Harry Potter. Questa è la cacca di Harry Potter. Ok. Ora il problema, più che altro, è capire dove cazzo metterlo il fusibile. Dove? Dietro che? Dove c'è l'autoparlante? Ah, sì, devo entrare. Non si accorgerà mai di me. Nel caso c'è il piano B. Piangere. Tra l'altro... c'era un botto di roba qua che ho lasciato. Ma me le molla giù questo? È un idiota. Chi è che spavento? Steven, Steve. Grazie mille, bestia, c'è la tua Valhalla. E voilà. Boom. Lights are on. Time to get that gent pipe. E certo, mica verrà a cercarci. Il gentiluomo qui. Ok, eccolo lì. E ancora lì. Per adesso la situazione è sotto controllo. Sta arrivando. Tranquilli, non abbiate paura. Che prestanza fisica, vedete? Corridore della nascita, si è tolto la pelle per poter essere più veloce, per essere più aerodinamico. Ha preso il consiglio della ceretta. Madonna.
ha elevato, capito? È arrivato al livello successivo della ceretta estrema. Lo sbucciamento. Permesso. Questa porta, dimmi che la posso chiudere. Grazie. Oh. Allora, qui abbiamo un altro nastro di cui non me ne fotte un cazzo. Altre parti gentili. Kaylee. Qui non c'è un cazzo. Ragazzi, scusate se vi faccio venire il vomito col cambio di visuale così repentino, però vi giuro che il gioco è difficile muoversi perché è molto poco sensibile la visuale. Nel mentre non so che cazzo stiano dicendo i personaggi, i protagonisti. Buono. Via. Ok, attenzione però perché forse quello stronzo può vedermi dall'altra parte. No, dov'è che era il... Ma sta arrivando, sento passi. Pila. We are helping with fire. We are playing with fire. Stiamo giocando con fuoco. Non c'è questione. First gent comes in here and puts sticks heavy pipes over everyone's head. Ah, must wait a ton. Day Joe opens up the place for tours to the general public. Are we really thinking this through? Che è stato? Oh, che è stato? C'è una campanella da pascolo. Ho una vacca in casa? Ma è nel gioco? Era nel gioco, ragazzi? Cos'è stato? Salve. Che è sta roba? Ha una luce. Mio. La. Sì, beh, oddio. Gent pipe. Weapon of many uses. You're all in one tool for surviving many dangers. Vabbè, questo ci permetterà di menare e anche di... Che brutta animazione. E anche immagino di, appunto, aprire robe. Ma, domanda tecnica. C'è per caso... modo di potenziare. Che schifo. Era proprio un pallone gonfiato a quanto pare. Vabbè, ma se vanno giù con 16 colpi, che ci vuole? È facile. Allora, salviamo. Voilà. Ragazzi, in realtà dovremmo chiudere, perché sono già le 11. A me sta piacendo un fottio. È bellissimo, quindi non vedo l'ora di riportarlo venerdì con il continuo della Horror Night. Però prima voglio vedere... No, fermi! Aspetta! No! Non posso concludere con una bella mucchiata, o forse sì, dipende dai punti di vista. State molto calmi. Cercherò di intercedere. Mi infilo qui, non mi prenderanno. Ormai conosco l'intelligenza artificiale come le mie tasche. Quanti cazzo sono? Bestlar! Che cosa ho detto? Li uccido una alla volta. Ho un'idea. Però sto perdendo troppa vita. È uno scambio di colpi. Ah, vedi? Ok, ci siamo. Che cazzo? Un kit riparatore. Ma dimmi che si rompe sta affare. Quello di là. Stica. Ok. Devo entrare dentro la stanza del tipo lì. Dello scienziato.
Mi serve anche del cibo. Vabbè, qui abbiamo un altro nastro di cui non me ne frega un cazzo. I heard some of workers from down the hall last night talking about storming Jewel Drew office. They were using some colorful language, being big in their first... It was the some bunch of whistle of me yesterday think me was getting serious. The accountant Grant Cohen, chi cazzo era, me lo ricordo nell'uno, just walked from his desk down to the men's room and black all day. And back all day. Over there again. Vabbè. Dopo ci rileggiamo per bene, ragazzi. Però adesso... Che succede? No, 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 bro, piano. Allora, aspetta, Eccoci qua. Eccoci qua. Ok, siamo ritornati alla cucina. Come nasconditi? Possiamo nasconderci qua dentro? Dentro le casse? Chi cazzo lo sapeva? Ma basta, basta! Che c'è scritto? That's Wilson is everywhere, yet is nowhere. I don't know how he does it. It's madness. What if inside my mind... Quindi Wilson sarebbe l'uomo inchiostro? O il Toyman? Non lo so, devo ancora capirlo. What if you're... Wilson, can you... Vabbè, can you hear me now, Wilson? Can you? Mi ricorda molto... Wilson! Di coso, non mi ricordo. Wilson, mi dispiace, Wilson. Sì, come cazzo si chiamava il film? Oddio, non mi ricordo più. Castaway, sì. Tommaso Foresta, ottimo, vabbè. If I heard the... Vabbè, a posto. Che sta... No! No, 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 si faccia i cazzi suoi. Allora, ragazzi, in questa meravigliosa cassa mortuaria direi di salvare e proseguire la prossima volta. Così, nel mezzo del delirio, della paura. Ok? Quindi... Mi sta piacendo, sono contento che abbiano migliorato il gameplay sotto ogni punto di vista. Beh, allora, forse la cosa del combattimento melee è ancora un po' inutile. Però ci sono tanti nemici, molti di più rispetto a prima. Fico. Quindi, bestiacce, noi usciamo e lo continuiamo venerdì alle 21:30. Domani invece God of War, ok? Vi piace? A chi sta andando, buonanotte. Invece, per chi vuole rimanere, come al solito, i 10 minuti di chiacchiere. Come si esce?